Onorevole, una vittoria che si sta proliferando davvero, forse anche al di sopra delle aspettative, meritatissima per Riccardo Mastrangeli. Sì, questo è un premio a come abbiamo governato questa città, quindi siamo stati ripagati già il primo turno, perdonate, abbiamo andato molto vicino a quella che era una vittoria meritata. Questo secondo turno ancora di più fa sì che la giunta Ottaviani e Riccardo Mastrangeli, che era anche un assessore di questa giunta, è molto molto importante, possa continuare a fare il suo lavoro. È una vittoria all'insegna della continuità per Frosinone ma anche per tutto il Lazio. Che messaggio e che segnale è questo per il movimento, per il centrodestra? Beh, allora, se noi valutiamo come sono andate queste elezioni, è il fallimento in qualche modo del campo largo che ci avevano dipinto come potesse essere una vittoria facile per i regionali. Credo che la vittoria di Frosinone, ma di Rieti, di Ladispoli e il fallimento che ha avuto il centrosinistra a Guidonia, dove si presentava con un sindaco uscente e con il campo largo, credo che sono sinonimo che il centrodestra c'è, è vivo e può tranquillamente vincere questa regionale l'anno prossimo. Ed è chiaramente l'obiettivo un po' di tutti, da Frosinone forse si parte per il progetto appunto delle regionali 2023? Assolutamente sì, eravamo già partiti, ma Frosinone dal buon segno del buon governo si parte e vinceremo queste regionali e manderemo a casa chi ha fallito, che è un segnale puro per Zingaretti. Quella di Riccardo Mastrangeli era una vittoria che poteva arrivare al primo turno, venuta in questo modo forse assume un carattere ancora più forte per la città e per tutti voi del centrodestra. Sono d'accordo, sì, è una vittoria che si presta a delle interpretazioni molto virtuose, molto positive per noi. È arrivata anche in maniera più politica, più composita, più complessa se vogliamo. E però va detto che si inquadra e si, diciamo così, si consolida in un humus che è quello della sociaria molto fertile del centrodestra. Io credo che la classe politica deve prendere atto di questo, deve smetterla con gli inciuci, deve smetterla con tutta una serie di comportamenti che hanno, secondo me, purtroppo tante volte rallentato la grande avanzata del centrodestra che in questa nostra terra è sicuramente maggioritario. È un chiaro segnale per le regionali 2023? Assolutamente sì, io credo che insomma, per le regionali 2023 il nostro capoluogo, ma anche altri capoluoghi come Rieti, eccetera, diano il senso appunto del fatto che il nostro territorio è un territorio di centrodestra, è un territorio che deve restare a centrodestra, è un territorio che culturalmente non appartiene alla sinistra, ma che paradossalmente per troppi anni è stato amministrato a centrosinistra. E quella che si sta ormai confermando è una vittoria netta, schiacciante al secondo turno per Riccardo Mastrangeli. Non era arrivata al primo turno, forse con questo secondo turno ha un carattere e un sapore ancora più forte. Allora, al primo turno era difficile perché quando hai una regione governata dal PD, quando hai una serie di strutture gestite dal PD, quando hai Ater e l'ASI gestite dal PD, è ovvio che i sorrisini che facevano e le grida di vittoria non avevano senso. Secondo turno, godimento totale, mi dispiace questa volta, ma quando uno deve rosicare, rosicasse adesso. La vittoria di Mastrangeli all'insegna della continuità, una vittoria però importante se andiamo a vederla dal punto di vista politico, soprattutto in vista delle regionali. Continuità e sicuramente educazione durante tutto il percorso elettorale, tutto il percorso sia del periodo assessorile che ha amministrato a Frosinone, ma anche durante la campagna elettorale. Una persona leale, moderata, che dà dimostrazione che Frosinone può essere gestita da una persona educata e che comunque sa ciò che fa. Si festeggia, ma dai prossimi giorni si inizia subito a pensare alle regionali. Già da domani si comincia a pensare alle regionali, questo qui si sa è propedeutico proprio anche per quello che è a divenire alle regionali.